Buonasera Enrico, buonasera a tutti gli amici telespettatori. Sì, dati che si confermano confortanti, lo avevamo in qualche modo sperato oggi nel collegamento delle 14 e i dati che sono giunti dal servizio tutela e prevenzione della salute della regione Abruzzo ci fanno stare ancora ottimisti per quanto riguarda questi dati, perché lo dicevi anche tu, 2.923 casi positivi dall'inizio dell'emergenza sanitaria nella nostra regione, oggi 24 nuovi casi su 1.187 tamponi, siamo al 2%, ieri eravamo al 3%, 1.648 le persone in isolamento domiciliare con una stretta sorveglianza da parte delle ASL, meno 9, e poi scendono anche i ricoveri, meno 3, siamo a 309, scendono anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva, siamo a 19 unità, salgono ancora i decessi, siamo a 5 decessi in più, 315, mentre anche per quanto riguarda il dato dei guariti abbiamo sfondato il tetto dei 600, siamo a 632, più 33 rispetto a ieri, di questi 212 da sintomatici ad asintomatici e 420 che hanno subito infezioni ma poi sono risultati negativi a due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Abruzzo effettuati 36.614 test, di cui 31.618 negativi. Altro dato importante, continuano a scendere gli attualmente positivi. Ieri eravamo scesi sotto la quota dei 2.000, 1.999, oggi siamo a 1.976. Meno 23 attualmente positivi nella nostra regione. Quindi Enrico, come vedi i dati si confermano, avevamo oggi commentato alle 14 della famosa previsione dell'Osservatorio Nazionale della Salute in Italia che vedeva l'Abruzzo come regione che poteva raggiungere il cosiddetto contagio zero non prima del 7 maggio, se continua così questa previsione sarà sicuramente confermata. Altro tema, ieri ci siamo occupati dei centri estetici, delle contraddizioni del decreto Conte in qualche modo. Un'altra contraddizione ve la vogliamo raccontare stasera, perché in base a un errore, un equivoco del cosiddetto codice Ateco, sono fermi in Abruzzo, ma anche in gran parte d'Italia, non tutta Italia, tra poco lo diremo, i servizi di tolettatura degli animali domestici, perché in base al codice Ateco sono considerati servizi alla persona e non servizio agli animali. Questo crea enormi disagi e ne parliamo con Paride Bucciarelli in rappresentanza dei tolettatori e Claudia Gentile. Intanto Claudia, dicevamo di questo grande equivoco che si è creato rispetto alla falsa all'errore causato dal codice Ateco che vi considera servizi alla persona e non servizi agli animali domestici, no? Esattamente Luca, buonasera a tutti, io colgo l'occasione per ringraziare te e la vostra redazione per averci dato voce questa sera, perché in realtà ci siamo sentiti un po' abbandonati. Allora, il problema è nato proprio con questa nuova ordinanza, questo decreto che ha fatto questo errore, perché noi da sempre siamo stati appunto classificati come il servizio per gli animali, addirittura come diceva il titolare dell'attività, paragonato a tosatori di pecore, diciamo a livello storico, adesso di colpo siamo diventati acconciatori estetici, quindi è una cosa quindi che assimilati ai parrucchieri. Assolutamente, poi dovremmo, come diceva lui prima, dovremmo chiudere anche il lunedì, quindi è un po' una cosa assurda. Dico abbandonati perché in realtà non siamo stati neanche menzionati in questo nuovo, in questa nuova ordinanza, in questo nuovo decreto, quindi era giusto far chiarezza come le altre regioni, tra cui le più colpite, come faccio un esempio l'Emilia Romagna, le singole regioni hanno deciso di fare questa loro ordinanza a partire dal 27 aprile, quindi hanno iniziato a riaprire. L'Emilia Romagna era aperto il 27 aprile, seguita dalla Liguria, per poi ieri la Puglia. Per cui io dico, noi in Abruzzo, proprio ieri quando io ho iniziato a interessarmi di questa cosa, proprio a nome di questa categoria dei tolettatori, ma perché essendo noi un'attività storica aperta da circa 26 anni, quindi volevamo un pochino fare
da portavoce, ho cercato di avere risposte che al momento non mi sono state date, tranne, e voglio cogliere l'occasione per ringraziare, la Confartigianato di Pescara, a nome proprio del loro direttore generale Fabrizio Vianale, che ringrazio perché ci sono stati vicini e anche loro hanno iniziato un pochino a smuovere le acque. Quindi io spero questa sera con voi, accendendo queste luci dei riflettori, di riuscire a capire un attimo questo vizio di forma, cioè di cosa stiamo parlando, perché in realtà i pelosetti in genere hanno realmente, soprattutto nel periodo della primavera, bisogno di cure e attenzioni. E quindi su questo infatti vorrei passare la parola a lui, sì, che sì, nello specifico. Paride Bucciarelli, noi state vedendo dalle immagini che ha girato poco fa Diego Martelli, che stava andando in onda Roberto Cherchi, voi fornite un servizio assolutamente igienico in massima sicurezza. Tra l'altro con tecnologie anche all'avanguardia da questo punto di vista, quindi i rischi sono veramente zero. Sì, diciamo i rischi zero, ma questo è una cosa che già prima di questo brutto momento, una cosa che già facevamo, perché come vedete io mi sono messo quello che normalmente noi tolettatori indossiamo, cioè un camice, guanti, mascherina. L'ambiente viene tutto sanificato tra un animale e un altro, vengono usati e prodotti speciali per la sterilizzazione, vengono usati macchine a ultrasuoni per disinfettare i vari attrezzi, quindi non c'è niente di contagioso. Poi ecco, sappiamo tutti che non c'è trasmissione tra uomo e animale. E poi la cosa più assurda è che ci sono più gente in giro in un negozio che in una toelettatura, perché in effetti in una toelettatura c'è il cliente, viene, ci lascia il cane, ovviamente sempre dietro appuntamento, appunto per evitare affollamenti, il cliente viene, ci lascia il cane, noi prendiamo il cane, facciamo il nostro servizio e poi lo riconsegniamo al cliente. Quindi non vedo, non riesco a capire che usando mascherine, che tutti ci impongono di usare la mascherina, di mantenere una distanza, noi manteniamo questa distanza e poi io sono di là nel laboratorio insieme all'animale, quindi non vedo dove ci può essere un contagio, una cosa, e bloccare tutta questa, la nostra categoria, ecco, che io mi sono fatto portavoce per tutti i miei colleghi che stiamo tutti quanti in attesa per sapere qualcosa. Speriamo di avere risposte dalla Regione Abruzzo in tal senso. So che è stato avvisato di questo anche l'assessore regionale Mauro Febo, assessore alle attività produttive, e speriamo di avere buone nuove da questo punto di vista. Noi da qui, Enrico, abbiamo chiuso. Se hai domande o delucidazioni siamo a tua disposizione. Sì, Luca, io volevo un attimino tornare con te a commentare quelli che sono i dati della giornata di oggi e anche un po' come viene detto in campo nazionale, commentare il dato della diminuzione della pressione sulle strutture ospedaliere. Forse questo è il dato più importante, no? Assolutamente sì, era questo lo scopo principale, cioè quello di non in qualche modo creare pressione sul sistema sanitario nazionale, lo si è detto dall'inizio dell'emergenza. Adesso con la realizzazione tra l'altro di strutture adeguate in Abruzzo, ne abbiamo parlato diffusamente ieri, si stanno realizzando dei Covid hospital in tutte le province, già questo è un dato importante. Far respirare i presidi è importantissimo anche in vista di quella che gli esperti dicono potrebbe essere una nuova ondata, cioè in autunno con l'arrivo del primo freddo e quindi il ritorno delle influenze. Ecco, trovarsi in quella circostanza ben preparati sarebbe davvero fondamentale, sempre aspettando, perché lo ricordiamo, il ritorno alla normalità sarà solo decretato dal arrivo del vaccino e non assolutamente prima. Questo che sia chiaro, e questo che aiuti anche la gente a non mollare proprio adesso. Bisogna mantenere ancora alta la guardia, rispettare le disposizioni e cercare di avere ancora un po' di pazienza.